Nel mercato valutario si torna a comprare dollari? Cosa fare con gli indici di borsa e con le azioni italiane ed americane? Vediamo cosa ci dicono i protagonisti di House of Trading. Vorrei farvi vedere questo, è Barrick Gold, un titolo che nelle ultime settimane ha corso tanto anche per via delle quotazioni dell'oro, però c'è stata questa cosa che ho notato, una trend line rialzista che era stata rotta nel passato e la vedete, i recenti massimi, così come i massimi di gennaio che ne hanno segnato il pullback, una trend line discendente con questi massimi importanti che non transita poi così distante. E se andiamo a vedere anche il daily chart, vediamo non solo il pullback, ma anche delle figure, delle candele che iniziano un po' forse a segnare il passo. Quindi ecco, cosa vado a proporre? Una strategia short con un ingresso a 20,05, stop a 21,55, ossia sopra questi livelli di resistenza statica, un target a quel punto più ambizioso in termini di rischio rendimento, perché voglio andare a riportarlo su dei livelli ricavati dal grafico su base settimanale. Ho messo area 16,80, all'interno intervallo compreso fra i 16,30 e i 16,90 può essere, per esempio, ecco, io ho fatto una sorta di via di mezzo, però insomma, ecco, guardate, è un grafico che ci sta. Ti è piaciuta questa strategia? Bene, iscriviti al canale BNP Paribas, attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dai trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17:30 ad House of Trading.